Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura che la dritta via era smarrita. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura. A molti di voi questi versi sono ben noti. Li ha scritti il nostro grande poeta, anzi, il poeta più grande dell'umanità, Dante Alighieri, nella sua Commedia. L'opera che dopo la Bibbia è più tradotta nelle lingue e nei dialetti del mondo ed è quella più stampata, sempre dopo la Bibbia. In queste lezioni io vi parlerò della poesia e della scienza in Dante. Il percorso poetico è quello più famoso, che voi tutti conoscete, e affronteremo e analizzeremo i personaggi che voi tutti conoscete: Farinata, Cavalcante dei Cavalcanti, Pier delle Vigne, Beatrice, Ulisse e la stessa Maria con la sua candida rosa. In tutto questo per dimostrare e per attualizzare la commedia, per farvi comprendere come Dante nel 1300 ha scritto un testo e ha parlato di argomenti e di problemi che ancora oggi sono vivi e attuali e che il suo discorso di allora può rendere anche l'uomo del nostro tempo più vicino a quell'amore che muove il sole e le altre stelle, come era l'aspirazione dantesca. Ma c'è un altro argomento che sarà oggetto dei nostri incontri e sarà la scienza. Quali fonti adopereremo, anzi, quale personaggio della scienza noi utilizzeremo per dimostrare la vera espressione della cosmogonia dantesca, del cosmo? Albert Einstein. Andremo a scomodare il più grande dei nostri scienziati moderni per farvi capire e comprendere l'esatta descrizione del cosmo del poeta fiorentino. E vedremo che allora ciò che il poeta aveva scritto e pensato nel 1300 è la verità, perché la scienza moderna, attraverso Albert Einstein, l'ha dimostrato. Dante ha utilizzato l'armonia, le parole, Albert Einstein ha utilizzato le equazioni, quelle equazioni che sono alla base della scienza moderna. Sono solo alcuni problemi di quelli che analizzeremo. Però quello che a me più preme è farvi capire e comprendere il messaggio che Dante ha voluto affidare a tutta la sua opera. E io, un piccolo lettore, catapultato qui dal destino del mondo universitario, cercherò di condurvi per mano in questo percorso e farvi capire come ciò che scriveva Dante è vero, cioè farvi capire che cos'è e come quell'amore muove il sole e le altre stelle. Buono studio e buon divertimento!